In realtà è uno scherzo, solo per i prossimi 45 minuti. Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Sono molto emozionata di fare questo video insieme a Reni, che è una agente immobiliare e ci mostrerà questo appartamento nell'Upper East Side da 3.3 milioni di dollari. Quindi oggi si parla di tour di un appartamento da milionari. Ciao Reni! Ciao! So, I'll be giving you a tour of this beautiful 3-bedroom, 3-bath apartment on the Upper East Side. Let's check it out! Let's check it out! This apartment spans over 1,950 square feet and it is a corner unit, so it receives a lot of sunlight. You have 3 separate bedrooms and 3 bathrooms, 2 which are en suite. And you have a dining alcove next to the kitchen. It's on the 10th floor and it has a lovely deck on the 18th floor with awesome views of the city. Some of the other amenities the building has is a 24-hour doorman as well as elevators. Location is amazing. You are a couple blocks away from Central Park, which is the most famous park in New York City. And you're also a couple blocks away from the waterfront on the east side. Ok, allora Reni vi ha dato una piccola introduzione dell'appartamento. Ha detto che è un appartamento che si trova al 10° piano, nell'Upper East Side, siamo proprio pochi blocchi da Central Park. 3 stanze, 3 bagni con vista Upper East Side. È un appartamento molto luminoso e sono 181 metri quadri, con un doorman 24 ore su 24 e un rooftop al 18° piano. So here we have the first bedroom, mm-hmm. which is really, really sunny, as you can tell, and it's a massive bedroom. Can I jump in the bed? Yes, absolutely. Can I try it? Is it comfy? It is. Oh. It's comfy. Check this out, actually. Ladies who own a lot of shoes, this is your throne. Look how big this walk-in closet is. I mean, you can technically have a party in here. Wow! Allora, appena detto che praticamente c'è questo armadio walk-in che è fatto apposta per le ragazze, perché come vedete c'è un sacco di spazio per mettere le vostre scarpe e i vostri vestiti e uno specchio. You also have a ensuite bathroom, and what I love about this is that some people only take baths and some people only take showers. We're here. Well, here you can have both. You can take a bath, and right behind the door behind you, she you can take a shower. Oh my god, I didn't see that before. Nice. Allora, Reni ci ha appena mostrato la prima stanza di questo appartamento. Come avete visto è molto spaziosa e molto luminosa, con il bagno in camera e questo walk-in closet. Adesso andiamo nella living room e poi ci sposteremo nelle altre 2 stanze. Questa è la living room. Lasciamo la parola a Reni che ci spiega qualcosa in più. Come vedete abbiamo una agente immobiliare molto sexy qui. Thank you. De nada. Oh, grazie. Prego, prego. Prego, prego. You have a lovely dining area here. And what I love about this is that it comes out of the kitchen. And if you follow me into the kitchen, you have this lovely wow. side view. Nice. Ragazzi, chi è che non vorrebbe avere un tavolo per pranzare con questa vista? Bello. E qui fornelli, microwave, frigo. High-end appliances, granite countertop. Another area that you can use to entertain. Use it as you wish. You can also put the desk over there and use it as a reading area. And this is the living room, the amazing living room. With the view. Lovely view. Nice. It is a corner unit, so you get both western and southern exposures. Come ci ha appena detto Reni, questa sala è grandissima, spaziosa, luminosa e con la vista verso ovest e verso sud. Parte della sala è collegata alla cucina, come avete visto, ve lo faccio rivedere. Questa parte è collegata con la cucina e adesso andiamo a vedere le altre 2 stanze. This is bedroom number 2, where you get western exposure, tons of sunlight. And you have your own ensuite bathroom here as well, just like the first bedroom. How
we have another closet space here, and we have a linens shelves area over here. Voglio saltare anche in questa. Can I live here forever? Yes. Arrivati alla stanza numero 2, anche questa ha tantissima luce, la vista fuori come abbiamo mostrato prima, il bagno privato e anche un sacco di spazio per vestiti. Tutto questo armadio e anche questo alle mie spalle e il bagno privato. Stanza numero 3. Third bedroom, as you can tell, you get a lot of sunlight in here and you have a great closet space in here. The bathroom that is in the common space and open to everyone. Mm-hmm. It's a little smaller than the first one. It is. Abbiamo appena visitato la stanza numero 3 perché va in base alle dimensioni, quindi la terza è la più piccola. Volevo saltare nel letto ma mi ha detto di non farlo. Anche questa molto luminosa e anche questa con vista. E il bagno alle mie spalle, che tra tutti i bagni è il più piccolo. Allora, siamo venuti al 18° piano per vedere com'è il rooftop. Non abbiamo permesso di filmare per YouTube nel rooftop, ma ho pubblicato delle storie su Instagram. Spero l'abbiate viste. Adesso stiamo scendendo. Volevo ringraziare Reni, grazie mille. Thank you so much for watching. Per oggi è tutto, siamo in ascensore, vi saluto da qua, spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente fatemelo sapere con un like o un commento qua sotto, e se non siete ancora iscritti al canale fatelo adesso. Vorreste vedere altri video di appartamenti da milioni di dollari? Grazie mille, per oggi è tutto da Chiari Lady Boss New York e Reni, bye guys! Bye!